Se sarà bravo come il papà, sarà il tempo a dirlo. Intanto però Mick Schumacher, 16 anni, figlio del 7 volte campione del mondo Michael, cerca di intraprendere la stessa carriera. Dopo tanti anni a correre sui kart, adesso il salto di categoria ed eccolo all'esordio nel campionato tedesco di Formula 4, vetture monoposto di lancio per i giovani piloti. Il giovane Schumi, che corre per il team Amersfoort, ha partecipato al test prestagionale riservato a tutti i 42 piloti iscritti al campionato sul circuito di Oschersleben, lo stesso su cui Schumi Junior esordirà nel campionato ufficiale nelle gare del 25 e 26 aprile prossimi. Al termine delle tre diverse sessioni di prove, Mick Schumacher ha ottenuto rispettivamente l'ottavo, il quinto e il dodicesimo tempo, per il momento ben lontano dai piazzamenti ai quali papà Schumi ci aveva abituato. La Formula 4 in Germania è la culla dei figli d'arte. Ci sono infatti Jonathan Ceccotto, figlio di quel Johnny, che corse prima in moto e poi in auto, Giuliano Alesi, figlio dell'ex ferrarista Jean, e Harrison Newey, erede di Adrian, progettista che ha fatto la storia della Formula 1. Ma la grande attesa è tutta per lui. Michael Junior Schumacher, sulle sue spalle grava un'eredità pesantissima e le attese di tutto il mondo dei motori, ma non solo. Il rapporto tra padre e figlio è stato sempre molto forte. Quando non era impegnato con la Formula 1, Schumi era sempre a bordo pista con una telecamera in mano, come qualunque genitore. Alla fine dei test, Mick Junior non ha voluto incontrare i giornalisti per evitare domande sul terribile incidente del padre, al quale lui era presente. Mick sarà trattato come tutti gli altri, un ragazzo meraviglioso e cordiale, ha commentato il responsabile del team di Formula 4. Mick Junior ha ancora bisogno di tempo per imparare la professione di pilota. In attesa di scoprire il futuro del piccolo Schumi, c'è un altro tedesco che monopolizza la passione dei tifosi di Germania, il ferrarista Sebastian Vettel, cresciuto sognando Schumacher. Domenica la Formula 1 corre in Cina, a Shanghai, e bisogna confermare i progressi. A Sepang è stata una grande vittoria, ha detto Vettel in conferenza stampa, ma ora dobbiamo cercare di confermarci, dimostrare che abbiamo un buon pacchetto, di essere vicini alla Mercedes. Così il 4 volte consecutive campione del mondo, vincitore della gara di Sepang, ha rilanciato la Ferrari.